Secondo lei qual è lo spirito che porta avanti il Ravenna Football Club? Oggi, con orgoglio, penso che possiamo dire che grazie al lavoro che quei signori che erano qui prima, parlo dello staff e dei giocatori che hanno disputato il campionato dell'anno scorso in maniera stupenda, ma non mi dimentico neanche di tutti gli altri giocatori che per 4 anni hanno vestito i colori giallorossi, tutti quelli che hanno fatto in modo che Ravenna potesse tornare in Lega Pro, in Serie C, oggi hanno realizzato quello che per noi era l'obiettivo primario, il sogno di consentire a tutti i ragazzi che vedo qui oggi del settore giovanile di lavorare, di sognare, di poter vivere la voglia di giocare da professionisti in Serie C a Ravenna. Mister, a me viene da chiederle una cosa. Secondo lei cosa non ha mai trasmesso il Ravenna Calcio a questa città e cosa trasmetterete voi? Perché secondo me c'è qualcosa che non è mai passata in questi anni di storia, dal 1913 ad oggi. Spero che lo trasmettano i giovani, perché l'unica maniera per venire fuori da questa storia che tu hai centrato, lo dicono i fatti, lo dicono le statistiche. Oggi abbiamo una campagna abbonamenti che quota 400 tessere. Padova, Trieste, Reggio Emilia, Modena, le nostre antagoniste 2.000, 3.000, 5.000. Non so come faremo, l'unica cosa che so è che se i giovani ritornano a credere che il calcio è ancora lo sport più bello del mondo, e lo dicono anche qui i numeri, e si appassionano e allo stadio torna a venire la gente, e per forza ci sono dei giocatori che si entusiasmano, ci sono dei giocatori che esaltano le persone, e forse il calcio diventerà di nuovo un qualche cosa di importante anche a Ravenna. 3 vittorie in 5 anni non si fanno da tutte parti. 5 anni, 3 promozioni, una sola anima, quella del Ravenna Football Club, quella del presidente Alessandro Brunelli.